Ora passiamo alla presentazione di un'altra poetessa, Lucia Manchi, conosciuta soprattutto come direttore della Biblioteca Catanatense a Roma, è una delle biblioteche più prestigiose, che contiene 600.000 volumi, e una delle esperte maggiori dei diritti di copyright. Pochi invece conoscevano il suo talento come scrittrice sia di testi teatrali che sia di poesie. E sempre in una raccolta che fa parte come 30 giorni, edita da Sextante, Granelli di sabbia. E per Granelli di sabbia vorrei leggere l'introduzione, il commento, la recensione, meglio detta, che nella rivista Eudonna, sempre trimestrale edito da Sextante, ha scritto il giornalista Aldo Forbice. Aldo Forbice scrive: Lucia Manchi è un'intellettuale ricca di sorprese. Nessuno avrebbe pensato che la direttrice di una delle più importanti biblioteche storiche di Roma e una studiosa di diritto d'autore molto apprezzata conservava uno scrigno segreto, molto segreto, perché nessuno conosceva il contenuto. Non si tratta di perle, oro, diamanti o altre materie preziose, ma molto più umilmente diversi. Lucia è una poetessa riservata e schiva, come testimonia la sua raccolta Granelli di sabbia, pubblicata da Sextante di Marito Ciano. Un'altra donna straordinaria, venitora, per questo dice Forbice, coraggiosa, perché investe sulle donne, questo sicuramente, rischiando in proprio. E lo fa senza reticenze, senza timori, per passione, perché crede nel talento di donne come Lucia Manchi. La poetica di Lucia non si rifà a tendenze classiche o a nuove correnti, non è ermetica né ispirata al futurismo, al neoclassicismo o altre tendenze letterarie del Novecento o di oggi. La sua poesia si ispira semplicemente al romanticismo, ai valori reali, umanitari e civili. Si propone di parlare alla gente che si incontra tutti i giorni, di diverse classi sociali, origini etniche e regionali, di tutte le generazioni. Lucia non ha pregiudizi biologici, politici e culturali. Parla a tutti perché da tutti apprende valori, sentimenti, gioia di vivere, amarezza, dolori della vita. Possiamo dire che la sua poesia è quella della comunicazione più immediata, semplice, senza retorica e orpelli. Una poesia diretta al cuore perché trasmette amore, ma è anche poesia civile perché si infiltra nei tessuti del cervello e trasmette solidarietà e gli eterni valori dei diritti umani, facendo pensare, ragionare e riflettere. La poesia di Lucia Manchi mi ha fatto ricordare un grande poeta russo, il premio Nobel Brodsky, che a Stoccolma nell'87 disse: chi scrive poesia la scrive soprattutto perché l'esercizio poetico è uno straordinario acceleratore della coscienza, del pensiero, della comprensione dell'universo. Credo che questo messaggio sia molto, molto importante e sempre di Lucia Manchi, dopo aver sentito appunto questa recensione che trovo molto puntuale di Aldo Forbice, passo la parola sempre alla nostra lettrice dell'antologia che ha pubblicato quella che è, diciamo, la poesia prima da cui prende il titolo Granelli di sabbia, che non è una poesia inserita in Granelli di sabbia perché la stessa poetessa l'ha ritrovata dopo in un cassetto. Granelli di sabbia. Non siamo che granelli di sabbia nelle mani del tempo. Tra un vagito e un sospiro rimane lo spazio di un sorriso. La seconda poesia che leggerò si intitola Ti dirò. Ti dirò parole già dette. Parlerò con frasi già fatte, sembrerà qualcosa già vissuta, ma ogni attimo di te è così sconvolgentemente nuovo.